siccome l'Olimpico quando gioca a Lazio c'è l'aquilotto che vola, per festeggiare lo scudetto della Juventus all'Olimpico abbiamo il pollo. Come il pollo? Abbiamo Cesare Pompilio, entra Cesare vestito da gallinaccio bianco-nero. Ma Fabio, ma è l'ultimo livello. Cesare, cosa ci stai? Cosa rappresenti con queste armi? Ma Juve che vola, ma Juve che va, hai 100 punti. Ma sembra Renato zero. Allora, ma io che vola! Guarda la camera. Hanno paura, tutti hanno paura. Facci vedere come voli. Hanno paura. Tu, ma ecco, non ho capito. Ma scusa, perché cosa hai messo le ali? Perché l'aggettivo le ali non si abbina tanto. C'è De Carlo che ti sta riprendendo col telefonino. Poi, la domanda è, Pompilio, perché queste ali, una bianca e una nera, molto scenografiche, che uccello rappresentano? La Juventus. Reale bianco è la Juventus. Certo, la Juventus è un uccello, ma la Juventus è tutto. Ma che uccello è questo? È un uccello che vola. È un uccello che vola. Tutti gli uccelli volano, tranne qualche eccezione. Ma l'aquila che va. A voi sei una bianca. Che va da sé. No, siccome i gufi, caro direttore, vanno. Ti sta cadendo un'ala, eh? No, non cara. Siccome i gufi vanno. E siccome gufi vanno, Icardi si vergogna in questo momento. Come i gufi vanno. Si, ho capito, i gufi cosa? Lo sto dicendo, i gufi vanno in gruppo, lo storno, lo storno. Quelli vanno in ristormo. Ora i gufi che andate in ristormo, gufate. Perché l'acqua è gufante. Una domanda che volevamo fare io e Cristiano: è un costume che è già stato usato da alcuni juventini per evadere da celle? Non mi risulta che sia stato uno juventino. No, perché a me, devo dire, evaso, io sapere che non ho segreti per i nostri amatissimi. Ieri mi dice Pompilio, mi vestirò da angelo. E io mi aspettavo una cosa. Adesso invece sembri un corvo, un'aquila che vola. Ma quale aquila? Che vola in alto. Ma l'aquila che vola in alto, vedi? Sono tutto azzerrato, tutto bianco-nero. Forza Juve, mi raccomando stasera. Forza Juve a Roma, mi raccomando. Ecco, a me dispiace proprio per Amerigo, che è un po' turbato perché pensa di essere finito in un posto di matti. In realtà è proprio così, caro Amerigo. Perché e poi vediamo che squadre sono in campo. Per la Roma, è uno dei nostri. Come fare a puoi mostrarci gentilmente anche i pantaloni che sono a loro volta, perché forse non hanno potuto. Vieni qui in mezzo, vieni, ecco, svolazza fin qui. L'ala è caduta. Ecco, l'ho detto, l'ala è un po'. Tirategli su l'ala. Mi ricorda qualcosa. Tira su. Non la pancia, i pantaloni. Quindi è meravigliosamente bianco-nero, grazie che è Buba che ti ha dato questi pantaloni. Buba che ha questa cosa. Lunga, ma Cecchellini. Non ci arriva da. Cecchellini riesce a proteggere e a dare la palla comunque a Casares. Teniamo la palla ancora noi per 20 secondi, dai ragazzi, Pirlo ancora per Tevez. Tevez adesso sulla tre quarti, punta l'uomo, riesce a darla a Pogba, c'è libero sulla destra compagno, riesce a darla, attenzione l'Ister è dentro e poi il tiro. Goal! Di Jack Sparrow e andiamo verso i 102. Vai! Avrete notato anche con quale sobrietà hanno festeggiato, con che misura gli juventini in studio. 3-1-0 a casa! I veri campioni d'Italia siamo noi! Siamo noi! Siamo noi! Siamo noi! Allora, i campioni dell'Italia siamo noi! Siamo noi! Allora, il cross di Lichtsteiner, l'esecuzione perfetta di Osvaldo, l'onda Moretti, forza l'onda! Noi ci abbiamo il gol di Pellegrino. Amerigo, dovevate fargli vedere che siete la squadra. Non c'è problema, però avete fatto tante polemiche, nessuno ha parlato di Osvaldo che fa così sotto i tifosi della Roma. Ah, quindi che li provoca? No, perché i gatti stanno ammonito. Attenzione, il gazzone sta volando! Vola il gazzone!
canzone. Si informe, per favore. Quanto la Juventus ha sostituito Osvaldo e ha fatto entrare Osvaldo? Il microfono del cosa ha detto la Juve? Esce Llorente e entra in silenzio. Ma non è vero. Si informi lei, si ma che ne sai, mica l'hai sentito. No, informate, informate voi. Non è vero, informate. Ma che sta dicendo? Ma come fa a sapere? Il Gazzone che sta dicendo? Informate. Ma poi, scusa. Che è un ex della Roma, ma gioca nella Juventus, poi sì, che te ne frega. Ma che ne sai, non l'hai sentito? Non l'hai sentito? Menti, questa è una gazzata. Quello Fabio, il vivo, scusa, io e Ruiu, fuori, siamo una vivo, sono sempre stati arrestati, sono sempre arrestati, come non sono arrestabili, li hanno già arrestati, inarrestabili. Allora.